31 gennaio 2013, stiamo andando alla libreria Ragazzi in via Visseux per girare un video con gli amici di Osservatorio su Imperia. Poco alla volta iniziano ad arrivare gli amici di Osservatorio su Imperia e si accomodano aspettando che Marco incominci la sua, tra virgolette, conferenza. È nata l'idea di Osservatorio su Imperia? Proprio per questa cosa qua. Io avevo notato che su Facebook spesso e volentieri si chiede l'impegno, un mi piace per le campagne più disperate, per i bambini con la pancia gonfia, per gli elefanti del Burkina Faso, e mettere un mi piace costa niente, non si fa fatica, non spendiamo dei soldi, ci fa sentire bene e non risolve niente, soprattutto non risolve niente. Io volevo fare un piccolo salto di qualità, volevo rendere un pochino forse più utile Facebook e volevo chiedere l'impegno della gente, ma il telefonino che fa le fotografie ce l'abbiamo tutti, no? Poi noi siamo malati che giriamo sempre con la macchina fotografica, però, e di fare queste segnalazioni. Il mio intento non era quello di fare un gruppo attivo, un attivista. La mia intenzione era quella di fare opinione, più che altro. Perché se lo faccio io da solo, sono un rompiscatole che mette le fotografie del coso. Lo facciamo io e te, siamo in due rompiscatole. 500 persone... Sono tutti rompiscatole. No, beh, 500 persone secondo me cominciamo a essere... Cominciamo a essere opinione. È un'opinione più importante. Perché? Quelli potrebbero essere 500 voti, Sono 500 voti. Viste le elezioni. Certo, Dove vanno, sono 500 voti. E poi è esponenziale, perché io ogni volta che condivido un post di Osservatorio, tutti i miei 500, altri 500 contatti lo vedono. Perciò è esponenziale, perciò vi invito magari ogni tanto quando c'è qualche post interessante sotto c'è scritto condividi e lo condividi, va sulla tua pagina e la gente lo vede, perché poi la visibilità è importantissima. La sera che io ho scritto che eravamo andati su Punto Imperia, in un'ora ci sono stati 55 iscritti nuovi. Quando siamo usciti sulla riviera me l'hanno detto, io non avevo l'articolo, l'ho solo scritto, in una sera 130 iscritti, soltanto perché siamo andati sul giornale, perché la visibilità fa. Io mi rendo conto che la visibilità, adesso che racconto un fatto mio, quando l'anno scorso sono andato per 18 minuti su Canale 5, quando ho partecipato a Avanti un altro, il lunedì è andato di domenica, al lunedì mattina la gente mi indicava per la strada. Gente al bar andava dal barista che quello lì è quello che era in televisione, e sono stato 18 minuti quando ho visto il programma, da quando mi sono seduto a quando mi hanno mandato via, 18 minuti. Perciò è importantissimo la visibilità, e lo scopo di Officine era questo. Poi sono nate altre idee, sono stati dati degli spunti da Iride, da Paola, e niente, siamo qua per sentire. Ovviamente il salto di qualità implica maggiore impegno di tutti. Bisogna vedere se diciamo sì, organizziamo una giornata di pulizia. Ci stavo pensando oggi come era nata l'idea, come fanno il WWF, il FAI, no, decidiamo un posto, che poi anche lì c'è sempre, dove lo facciamo? A Oneglia, a Porto, che sarebbero più visibili. Ma possono essere anche due squadre. Ora lo facciamo, secondo me sarebbe da fare sulla strada. Ci sono le lanterne dei cinesi. Appunto, batteremo il quarto di navale, se lanterne togliere. Allora, noi abitiamo in via di Sant'Anni, senza fare tante parole, io di fronte ho l'ex federazione del CPD. Il sindaco, la prima cosa che farei è prendere un operaio, un messo, che questo dovrebbe girare tutto il giorno, sarebbe l'uomo più felice del mondo, girare tutto il giorno per Oneglia e segnalarmi anche quello... Sì, sono partigiani. È andato stranissimo che a un certo momento una popolazione che vivono insieme da sempre, come non so, i toscani e gli umbri, incominciano a tagliarsi la testa. E andavano di macete a tagliarsi la testa. E un giorno uno mi ha spiegato. I colonizzatori, gli inglesi, quando sono arrivati lì, hanno preso una delle due tribù, che adesso non mi ricordo se erano gli Utu e i Tutsi, che tradizionalmente si occupavano dell'amministrazione e l'hanno messa a fare i contadini e i pastori. Gli altri che facevano i pastori e i contadini l'hanno messi ad amministrare. Perciò loro non se la prendevano con gli inglesi, se la prendevano tra di loro. Dicevano, ma io l'altro giorno facevo l'impiegato comunale, adesso devo andare a fare il contadino.
appena gli inglesi se ne sono andati, questi anche questi si sono scannati. Volevano intornare la stessa cosa. È stato tollerato che tutta l'estate venisse parcheggiato nel fiume. Il comandante della fiscalia si è svegliato e ha fatto delle multe da 109 euro a 699 euro, e se hanno una coscienza. Però appunto non voglio che diventi una tribuna, perché dopo un po' diventa una cagnara, più che una tribuna una cagnara. Manzoni diceva che Renzo, quando portava i due capponi a morte sicura dalla zecca Garbugli, i due capponi invece di colpire la mano di Renzo si beccavano tra di loro. E noi spesso siamo così, discutiamo tra categorie sociali invece di andare a beccare il... Guarda che schifo, perché stai raccogliendo la cacca, no? E se la porti in giro, perciò, anche se non la devo portare in giro per tutta Oneglia, no? Di Mario ha chiesto agli spazzini di togliere il cestino, perché c'era qualche furbone che pigliava il sacchetto di casa e non andava a cercare il cassonetto e lo metteva lì. Quello l'hanno tolto, quello in piazza del mercato c'è ancora, c'è qualcheduno che ci mette il sacchetto. Poi...